In questo video andremo a vedere come tracciare le assonometrie isometriche di due solidi di base, nello specifico una piramide a base triangolare, il triangolo di base è un triangolo equilatero di lato 5 cm, la piramide ha altezza 7 cm. A destra invece andremo a rappresentare un prisma a base esagonale di lato 2 cm e mezzo e invece alto 7 cm. Allora, iniziamo come sempre dividendo il foglio in due parti, andiamo ad intestare il foglio, quindi in alto a sinistra lasciando 5 mm più 5 mm, facendo due righe precise con la riga da squadra e dentro andiamo a scrivere il nome e cognome. In alto a destra andiamo a scrivere la classe, allineandolo verso destra, in basso a sinistra la data e infine in basso a destra, sempre allineato verso destra, il nome e il numero della tavola. Tab 4-2 in questo caso. Allora, come prima cosa andiamo a mettere il titolo, quindi sempre due righine lasciando 5 mm più 5 mm e scriviamo dentro, toccando i bordi in maniera molto precisa, piramide a base triangolare in assonometria isometrica. Poi, i passaggi nell'andare a tracciare l'assonometria sono solitamente il primo, il tracciamento degli assi. Quindi allineiamo la riga sul bordo inferiore della squadratura. Se abbiamo difficoltà possiamo allinearlo al bordo del foglio, che rimane un pochino più semplice. Prendiamo la squadra 30-60 e tracciamo l'asse verticale. A questo punto, questa volta attenzione, facciamolo un po' più lungo l'asse, poi vedremo il perché. Poi andiamo a tracciare l'asse X, inclinato di 30 gradi rispetto all'orizzontale, quindi allineiamo la squadra 30-60 con il bordo, con il lato lungo, diciamo con l'ipotenusa affiancata alla riga, e tracciamo l'asse X, poi ruotiamo la squadra nell'altra direzione e tracceremo l'asse Y. Anch'esso ha un'inclinazione nell'altra direzione rispetto all'asse X di 30 gradi rispetto all'orizzontale. Ora, siccome il triangolo non ha i lati ortogonali come potrebbe avere un quadrato o un rettangolo, ci conviene invece che partire dal disegno direttamente nel piano XY, ma partire da un piano ausiliario con gli assi posti a 90 gradi, perché altrimenti qua la vista risulterebbe distorta e sarebbe difficile da tracciare direttamente il triangolo. Quindi si nominano gli assi X, Y e Z e si aggiunge un asse orizzontale. Questo asse orizzontale non è altro che l'asse Y ruotato di 30 gradi. Il prolungamento dell'asse Z non è altro che l'asse X ruotato di invece 120 gradi. Quindi è come se avessimo ruotato i due assi in modo da averli perfettamente perpendicolari. Andremo qui a disegnare il triangolo e poi andremo a ribaltare le proiezioni nei due assi nella posizione reale. Questo risulta più comodo e più facile per il tracciamento della base, che altrimenti nel piano XY risulterebbe distorta e sarebbe di difficile tracciamento. Quindi andiamo a ripassare il primo spigolo del triangolo di base, che dovrà essere lungo 5 cm, e poi andiamo a costruire il triangolo equilatero. Per costruire il triangolo equilatero, molto semplicemente, prendiamo il compasso, apertura pari al lato, puntiamo nell'origine e tracciamo il primo arco. Invertiamo poi il compasso, puntiamo nel vertice opposto, e tracciamo il secondo arco. In questo modo abbiamo trovato il terzo punto del triangolo equilatero. Tracciamo gli spigoli e abbiamo il nostro triangolo. Ora ci servirà anche il baricentro del triangolo, il centro, diciamo, della figura, per tracciare poi l'altezza. Quindi possiamo tracciare le bisettrici o le mediane, che in questo caso coincidono. Possiamo farlo o con la squadra 30-60 oppure facendo un puntino a metà del lato. E abbiamo anche, diciamo, quindi il centro del triangolo. A questo punto dobbiamo proiettare i quattro vertici e il centro del triangolo sull'asse orizzontale e sull'asse verticale, un po' come se fosse una proiezione ortogonale. Quindi questo lo facciamo sempre con la riga e la squadra. Andiamo a proiettare questo spigolo sull'asse verticale e quest'altro, diciamo, punto che sarebbe il baricentro del triangolo. Stessa cosa facciamo sull'asse orizzontale, questi sono già proiettati, mentre questo e questo andranno a coincidere su quest'altro punto. A questo punto devo ruotare questo asse e riportarlo lungo l'asse Y,
e ruotare questo asse e riportarlo lungo l'asse X. Questa operazione la possiamo fare con il compasso, quindi puntiamo nell'origine e andiamo a ribaltare questa proiezione nell'asse X. Poi chiudiamo un po' più il compasso, puntiamo sempre nell'origine e andiamo a proiettare anche il baricentro del triangolo. Stessa cosa facciamo sull'asse Y, quindi primo ribaltamento e secondo ribaltamento. Questo ci servirà per andare a creare poi una griglia nella quale andremo a trovare i tre vertici del triangolo più il baricentro. Ricordiamoci sempre che nell'assonometria spigoli paralleli rimangono paralleli, quindi questo e questo dovremo proiettarli parallelamente all'asse Y, mentre questo e questo dovremmo proiettarli parallelamente all'asse X. Quindi andiamo a prendere sempre la riga, la alleniamo sul bordo inferiore, entriamo con la squadra 30-60 e andiamo a tracciare le prime due, diciamo, righe di riferimento parallele all'asse X, la prima e una e due. Questa non l'abbiamo tracciata perché il triangolo nella vista XY diventa, questo punto rimane fisso, questo punto va a finire qua, e invece questo punto qui viene ribaltato, guardate, c'ha una proiezione qua e l'altra proiezione qua, che si incrociano in questo punto. Quindi questo sarà il vertice. Mentre il baricentro lo proietto lungo questa spezzata qua e lungo quest'altra e sarà questo punto. Quindi non mi serve proiettare anche questo spigolo. Questo è il vertice A, scusate, eccolo qua, che va a finire in quest'altra posizione. Il vertice B da qui va a finire qua. Quindi è come se io avessi ribaltato la figura da questo piano al piano XY. Chiaramente nel piano XY la figura viene distorta e quindi sarebbe stato molto più difficile disegnarla direttamente su questo piano. Per questo creiamo un piano ausiliario e poi andiamo a ribaltare le proiezioni dei punti e poi le andiamo a rappresentare sul piano XY che formando, diciamo, un angolo di 120 gradi tende a distorcere la figura. Il punto C che sta nell'origine chiaramente rimane nello stesso punto. Quindi ABC sarebbero i vertici iniziali, A', B' e C' sono i vertici nel piano XY. A questo punto quindi posso ripassare gli spigoli del triangolo. Attenzione perché questi due saranno in vista, mentre questo spigolo qua rimarrà nascosto dalla parte superiore della piramide. Quindi andrà fatto tratteggiato, pesante, mezzo centimetro sì e mezzo no. A questo punto possiamo tirare sull'altezza dal baricentro, la piramide è alta 7 cm, quindi inseriamo la riga, la squadra, e tracciamo una riga leggera di riferimento alta 7 cm. A questo punto non devo fare altro che unire il vertice superiore della piramide con i tre, scusate, vertici di base. Qui posso utilizzare una riga o una squadra indifferente, primo spigolo, secondo spigolo e terzo spigolo, tutti e tre ben in vista. A questo punto quindi ho completato l'assonometria isometrica della piramide a base triangolare. Ripetiamo un attimo i passaggi, dobbiamo creare un piano ausiliario, quindi prolungando l'asse Z e creando un asse orizzontale, tracciare la figura su questo piano e poi andare a ribaltarla sul piano XY. Qua ripercorriamo invece sulla destra velocemente le fasi per tracciare l'assonometria isometrica di un prisma a base diagonale, quindi come nell'altro caso prima si traccia l'asse Z, asse X e asse Y con la squadra 30-60, andiamo a creare l'asse orizzontale e andiamo a tracciare sul piano ausiliario il nostro esagono. A questo punto, per andare a tracciare l'esagono, ci conviene partire dalla circonferenza che lo circoscrive. Avendo la base di 2,5 cm, il raggio della circonferenza che andrà a circoscrivere l'esagono avrà la stessa dimensione, quindi 2,5 cm. Ora, per far sì che diciamo,
il lato orizzontale coincida con l'asse verticale, l'asse orizzontale, dobbiamo tracciare una riga orizzontale che dista circa 2,1, sarebbe meglio 2,15 centimetri dall'origine. Quindi dobbiamo prendere dall'origine 2,15 cm e tracciare una riga orizzontale in questo modo. Dopodiché prendiamo ad una distanza di 2,5 cm, qui, okay, quindi rispetto all'inizio della retta lasciamo 2,5 cm, e con apertura del compasso 2,5 andiamo a creare la circonferenza che circoscrive l'esagono. In questo modo lo spigolo superiore coinciderà con l'asse orizzontale. A questo punto, con la stessa apertura, 2,5, puntiamo nell'intersezione tra questo asse orizzontale e il proseguimento dell'asse Z e tracciamo un secondo arco. E infine, puntando invece nell'intersezione tra la circonferenza che circoscrive l'esagono e questa riga orizzontale, andiamo a tracciare il secondo arco. In questo modo abbiamo trovato 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 6 spigoli dell'esagono. Se questa misura non è esatta, vi verrà il lato leggermente più in basso. Poco male, vorrà dire che poi dovrete proiettarlo anch'esso sull'asse verticale. A questo punto potete andare a ripassare gli spigoli dell'esagono. A questo punto li andiamo a proiettare in orizzontale, il primo qua, questo, questo e questo, li andiamo a proiettare verso l'alto, 1, 2 e 3, e andiamo poi a ribaltare l'asse Y nella posizione reale e questo asse verticale nella posizione dell'asse X. Quindi con il compasso 1 e 2 archi e qua 1, 2 e 3 archi. A questo punto andiamo a ricreare la griglia sul piano XY, proiettiamo lungo Y queste due proiezioni e lungo X una, due e tre proiezioni. Utilizziamo sempre la riga e la squadra, ecco qua, e a questo punto abbiamo trovato la griglia di riferimento. Ora l'esagono che stava qua diventerà questo, 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 questo e quest'altro. Quindi questo spigolo andrà a finire qua. Questo spigolo andrà a finire qua e le due spezzate laterali saranno una e due. Qui attenzione perché alcuni spigoli si vedranno, quindi questi tre sono in vista e vanno fatti pesanti continui, mentre questi tre risulteranno nascosti e quindi dovranno essere fatti tratteggiati. Una volta quindi fatta la base, andiamo a innalzare le altezze. Sempre con riga e squadra. Queste quattro spigoli sono in vista, quindi li facciamo continui, mentre questo spigolo e quest'altro spigolo risultano nascosti. Quindi andranno fatti tratteggiati pesanti, mezzo centimetro sì e mezzo no. A questo punto non ci rimane altro che andare a chiudere il solido unendo i 6 vertici ottenuti dagli spigoli in verticale. Ok, questo è quanto per il tracciamento di solidi di base in assonometria isometrica. In questo caso abbiamo visto quando le facce inferiori, quindi le basi, non hanno spigoli tra di loro perpendicolari, non conviene partire dal tracciamento sul piano XY, ma conviene ricreare un piano ausiliario e andare poi a ribaltare la figura nel piano XY.